Ok. Allora, ti giuro che la prossima discussione su Brawl Stars io vengo a casa tua e lo prendo io a schiaffi. Ok? Mi sa di lasciare la porta aperta allora. Se no, la prossima volta, sai che fai? Quando uscirà il video, glielo invio e gli facciamo capire, visto che questa è l'introduzione al mio video, che mi sta rovinando perché continuo a parlare di quel gioco di merda. Comunque, escludendo la piccola digressione su Brawl Stars, avete recuperato l'ennesimo pezzo di Baba Yaga, avete recuperato la morte di Baba Yaga, è stato liberato il terzo livello, mutati se devi mangiare perché si sente. No, non è vero. Si sente anche nell'audio. Comunque, dicevo, siete riusciti a recuperare la morte di Baba Yaga, siete riusciti anche a togliere un altro livello e adesso si sente nel vostro cervello la voce di Baba Yaga che ogni tanto fa intermittenza come alle radio. Siete tornati quindi alla fontana nella zona A3, dove eravate. Comparite lì il più delle volte. Sono appena accorto che ci sono ancora i preferiti che si vedono attraverso la mappa, ma va bene così, sono stanco oggi, non c'è abbastanza voglia di fare tutto, visto che stiamo anche registrando in ritardo. E Quando i ok, giocatori hanno più traumi dei personaggi. sì, esatto, questo è il livello a cui siamo arrivati oggi. Bene. Ok, compare la Norna e vi dice che dove stava? Aspetta. Bla bla bla. Ah no, ok, non semplicemente dice che di dover continuare la vostra strada, andare a recuperare il destino di Baba Yaga. Quindi vi indica verso la zona A6. Questa qui. Ok. Io direi di andare a testa bassa. Vuoi via che si va? Perfetto. Anche perché ormai Baba Yaga la sentite che vi dice no, dovete andare di là perché lo dico io. Ormai inizia a essere l'interferenza della radio più fastidiosa che ci sia. Io tolgo il turn order perché mi sta in mezzo adesso. C'è Ivan. Oh, ma che bella quella pianta. No, Ivan, vedi là. Ricalcolo. Destinazione accettata. Ok, allora. Ok, allora. Diciamo che il cammino è stato abbastanza difficile, perché quando camminavate c'era una serie di bivi e sentivate tipo fuoco, fuochino, per capire dove se stavate prendendo la strada giusta o meno. Ogni tanto, però, sentite comunque la voce di Baba Yaga che dice di fare attenzione. Marco Polo, Marco Polo. Esatto. E aggiungo anche che ogni tanto sentite è tutto mio, lei non può averlo. Comunque, fino alla fine, riuscite a raggiungere Ok, già una reazione questo. per far incacchiare Ivan. Dai, chi l'ha detto? Come chi l'ha detto? Baba Yaga l'ha detto. Un punto volontario. Mm. Ah, ok. Penso che qualcuno avesse detto rispetto a Baba Yaga. No, 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 no. Ok. Arrivate, come stavo dicendo io, a questo promontorio dove allora mi ricordate un attimo le vostre percezioni passive? Subito. 25. Ok. Aspetta, te lo dico subito. 21 e 15. Ok. Vabbè, immagino che le più alte siano di Ad e Turion. Quanto è quella di Turion? Di cosa aspetta? Percezione Dimmi tu. passiva. Passiva? Ah, percezione passiva, aspetta, 28. 28.
Guarda che è il valore più 10. Ah, più 10. 38, 35. 38. Ah, ok. 31 e 25. 38. Ok, infatti stava sembrando strano, cioè è possibile che Ada sia quella più alta. Ok, allora, camminando, notate una roccia abbastanza strana. Ivan soprattutto riesce a percepire della magia in quella roccia. Se mi fermo un secondo a studiarla, riesco a capire che tipo di scuola è? Abiurazione, Sì. trasformazione. Allora, vediamo. Devi darmi un attimo, ovviamente. Sì, tranquillo. Ok, allora. È una leggera aura di abiurazione. Ok. E vedi questa pietra. Praticamente un cubo. Ok, e sembra esserci inciso qualcosa sopra. Posso tentare di capire che cosa c'è inciso sopra? È una parola di comando praticamente. Quindi è una runa. Sì. Ok. Io provo a provando a usare il potere nuovo, quello dell'amuleto che avevo preso, tentare di dispellere la magia della runa, si può? Sì, mi devi fare un tiro contrapposto. Dico subito qual è. Great Dispel Magic, che è una runa vale come magia, no? Sì. Target, fammi vedere dov'è. Un oggetto è 11 più la livello della spell. Però non capisco se devo fare un D20. Ok, D20 più caster level. Roll Sì. Io 1 mi ricordavo D20. 10 più il livello, ma va bene così. Quella è quella passiva. Sì, no, mi sono ricordato. Ho sbagliato io, infatti, mi ricordavo 10 più il livello della spell. Ho sbagliato io. No, il tuo è 11, uno in più. Dispelli tranquillamente. Perfetto. Ok. E quindi questo incontro salta. Ok, va bene. Allora, arrivate abbastanza tranquilli. Cheat, dobbiamo fare tutti gli incontri. Se mi dispellate la pietra d'allarme, che ci posso fare io? Non arrivano. Mi dispiace, scusatemi, ho rovinato la suspense. Se il citofono non suona, nessuno ti apre. Intanto 2 turni sarebbero morti. Sì, appunto. E abbiamo lasciato in vita. Nemmeno 200 HP l'uno hanno, quindi. Ma 2 turni erano anche troppi, Allora, due forse. turni sono troppi. Era un turno di riposo e l'altro un cazzottino a vicenda. Ok, allora, arrivate all'interno della zona A7, ok? È praticamente un tunnel, qui questa piccola caverna, questa caverna. L'ho pingata così tutti lo vedono. Ok, diciamo che è nascosto tra queste caverne, anzi, tra nascosto tra queste rocce c'è questa caverna che è poco più bassa di. Anzi, poco più alta di Turion, quindi stanno tutti accovacciati, Tranne tranne Burion. Ivan, chiaramente, stanno tutti accovacciati a camminare dentro. Ada e Kiel che proprio strisciano. Sì, sui gomiti, coi gomiti camminano. Ma dai. Ho l'impressione, non li ho mai visto alle fronti allora, quindi mi fa strano. No. Oh no. Per Ivan eravamo tutti degli enormi polpacci, anzi per Ivan eravamo come i genitori di Mucca e Pollo, da un certo Sì. punto non esistevano Solo più. gambe. Solo gambe eravamo. Anche la tipa di Tom e Jerry. No, quello si è Pure. vista la faccia. Appunto, lui Una all'ultimo. volta. Una volta però si è visto. E noi ci Quelli di saremmo Mucca e Pollo incontrati erano anche una veramente volta. sulle gambe. Esatto. Questa è la storia di Mucca e di Pollo. Ok, Dove sta comunque. Pollo? Ma Mucca e di no, Pollo. poi c'è il copyright. Oh, Infatti. cazzo. Comunque, camminando, camminando, ogni tanto sentite anche del vento freddo arrivarvi addosso. E continuando a camminare, sentite un verso abbastanza, tra virgolette, pericoloso, che ormai
qualsiasi cosa per voi non è più pericolosa, però capite che per una persona normale sarebbe abbastanza pericolosa. Però sentite la voce di Baba Yaga dire buttatevi dentro. Ok, lui corre. Quando arriva trovate appunto questo enorme verme di ghiaccio, che è diverso da quelli che abbiamo trovato su Triaxian, dove praticamente vedete, sentite la voce di Baba Yaga che dice il tunnel, l'entrata è nella sua bocca, entrata nella sua bocca. Oh no, tipo la scena di Star Wars, che si nascondono dentro la bocca del verme. Esatto. Io prima di entrare posso tentare di andare in stealth? Cioè, Sì. Ivan che si mette gli occhialetti quelli da quelli verdi. Qui Ivan, going dark. Esatto. Fa sei cloni di se stesso, Ivan Sisko in Dark. Ok, sì, vai. Quindi tu cominci a entrare? Sì. Ok. Vabbè, tu sei di ghiaccio, quindi non lo senti. La seconda persona a entrare è Ada, piano piano, che strisce e poi arriva. Ah, Che tecnicamente ci potrei entrare prima io, dato che camminavo vabbè, tranquillamente. sì. Tu, però, e tu, Ada gattona comunque alla tua Gattona velocità. veloce. Ada Ah, gattona alla tua ok. velocità, quindi comunque sta lì lì, non è che dici Oddio. entri prima. Ada, I smell pennies. Ada non è avido sarebbe un altro PG, un altro mio PG vecchio. No, lasciamo stare. E poi c'è Comunque. chi è con una bomba in mano che se la tipo lancia stile mela quando la devi mangiare che cammini, poi fischiettando. Ok, arrivate tutti dentro. Allora, chi è immune al freddo non me lo deve tirare, però comunque subite 4 di 10 più 15 di danni. Ne vi dico subito. Uno, due, tre e quattro. Ho preso. Sono 5, 15, 17 più 15, sono 27 danni che subite. Da Tutti, freddo o normali? no, normali, tutti. 27, ok. 60, 25, 40, 35. Ok, più ci sono quanti di 6 da freddo? Ci sono 4 di 6 danni da freddo che ovviamente chi è immune non li subisce, chi ha la resistenza toglie quei danni. E sono 10, sono 16 danni da freddo. Oddio, non mi ricordo quanto era la mia assenza al freddo ora. Cosa avevi il tratto? Sì? No, aspetta, mi sa di no, anzi. Avevo Boh, tutta vedi. l'armatura, ok, niente. Sì, però se non hai immunità al freddo non fai nulla. Lo subisci lo stesso. Quindi sono. C'è Ivan che flexa che con tutto che non c'ha l'immunità c'ha la resistenza dalla K. Quindi quanti danni sono in Bastardo. totale? Sono 27 più 16, quindi sono 3. No, 43. Ok, ironicamente il mio personaggio c'ha 118 di vita. 118. Chiamato poi 118. Che poi è divertente perché lo specifica proprio che l'armatura assorbe parte dei danni, ma lui li sente proprio. Quindi c'è David che no, non sto sentendo freddo, tu stai sentendo freddo e trema con le piume. L'armatura, no, you. No, you. Sed story. sì, sed tantissimo. Top 10 Ok. anime betrayed l'armatura. Ok, vi ho già spostato. Mi sto assicurando soltanto che le lettere siano giuste. Ok. Perché ormai ho la mia fortuna. Appunto. Cos'è la fortuna? Si mangia? Ok, un quadrato sono 10 feet in quello che vedete, Oh no. Vabbè, ok? Vabbè, dai, ancora poco. Ma ancora Ivan è già una sparito, però mappa. ok, sì, dai. Non esiste più in questa mappa. Ormai non esiste più nessuno. Oh, ma ho lasciato la vera griglia, mannaggia, devo toglierla.
Puoi dire a tuo fratello di smettere di usare le ultimate su... Magari fosse mio fratello. Cosa, sul Royal. Dicevo prima, fidati. Mamma mia. E poi mi chiedono perché io odio quei giochi del cacchio. Ma rendetevi utili, porca miseria, alla società, non fate... Non giocate a Brawl Stars, rendetevi più della società, tipo andate a scavare. Andate a scavare in miniera. Mettetemi un triangolo sul cappello. Anche? A me non mi si vede in camera, però ce l'ho anch'io. Ok, allora, dicevamo... Sì, ve l'ho resa tutta disponibile perché tanto... Allora, okay. Quando arrivate, dopo aver essere attraversati... Dopo aver attraversato la bocca del verme... Vi trovate, praticamente, di fronte a questo... Questa enorme foresta, ok? Questa... di che cosa? Diciamo una foresta di conifere, ok? Così densa che... difficilmente arriva anche la luce del sole. Ma nessuno qui è umano, quindi ce ne freghiamo tutti. E io, sì, ve lo dico per coerenza. Io vi leggo quello che c'è scritto. E infatti per terra non ci sta erbetta, ma sono tutte foglie secche di altri alberi oppure semplice terra. Terra, fango, aghi di pino. Insomma, è difficile che ci sia luce solare qui. È il luogo perfetto per far camminare un vampiro. Kiel passa la mano sul terriccio, spostando un po' gli aghi di pino caduti, ed è tipo, wow, quante cose che potrebbero bruciare. Potrei, non lo so, farci delle pozioni, non verrebbero bene. Non lo so, quante cose potrei bruciare, potrei farci anche delle pozioni. Se per questo, in questo momento, tu quando lo fai, sì, è terra, la terra è fatta di terra. Oh yes. The floor is made of floor. The dirt is made of dirt. Oh sì, recuperare i vecchi meme. Turion. È successo una volta sola, basta. Vabbè, dai. Allora, siete chiaramente in un altro semipiano, in un altro semipiano, in bla bla bla. Ormai è una matriosca questo cavolo. Siamo in una matriosca che dobbiamo... Stava chiedendo perché ci fosse una foresta se con i freni un verme. Cosa? Sì. Ma infatti nessuno si stava più chiedendo perché ci fosse una foresta di conifere giganti in un verme. Sì, ormai. In una caverna, in un semipiano, nello sgabuzzino di un semipiano. Sì, ironicamente noi stiamo liberando una matriosca, ma stavolta stiamo entrando in una matriosca. Cioè... Esatto. Inception, nel caso. Comunque, camminando, arrivate in questa specie di baita. No. Che sembra... una che avete visto tempo fa, molto vecchia. Vi ricorda per un attimo la, come ambiente, dico come aspetto della casa, quando siete andati nel campo di prigionia per uccidere Rasputin, in sostanza. Vi ricorda un pochino quello stile. Mi ricorda anche le case sotterranee fatte con le palme. Sì. Non so perché. Con il legno di palma, tipo quello marcio pure. Poi ci sono quando... io, che non gioco a Terraria, quindi sta cosa non mi dici niente. Vabbè. Stronzo. Oh. No, vabbè, te lo so il motivo, lascia stare. Ok. Hai detto ci ricorda quella dove c'era Rasputin? Sì. Ok, David si gira 180 gradi con la testa. No, aspetta, non è quella, lo stile proprio. No. Cioè, semplicemente... sì, lo stile. Cioè, Ivan che si gira 180 gradi la testa. Ivan, no. E c'è Ivan che abbassa la mano, già stava iniziando a prendere fuoco. Solamente spuntava un altro Ivan davanti, I'll be back. Spuntava dietro. Ok. Allora, ricordatevi che siete qui per recuperare la vita di Baba Yaga adesso, E non bruciare un'intera nazione. Esatto. No, però facciamo dopo. Wow. Ok, quindi cosa volete fare? Io voglio esaminare la casa da fuori per vedere se posso farla. C'è un muro da demolire. Cosa? Okay. No, vabbè, voglio guardare un po' lo stile, perché comunque non penso che sia uno stile tanto comune.
No, per i vostri standard no. Però, ripeto, sembra una casa molto normale, vedi praticamente questo in particolare intricato lavoro di artigianale scolpito nel legno, è decorato, ok, come muri laterali, però poi è legno molto semplice, c'è questa veranda che praticamente è piena di fogliame aghi di pino, le finestre, stavo per dire vetrine, finestre sono molto polverose, quindi difficile che si riesca a vedere attraverso, anche perché è molto opaco e ci sono queste finestre con un'ogiva, ok, quindi sono queste finestre così classiche, proiettile, per spiegarvi bene, nel caso non sapete la parola ogiva, vabbè, non si sa mai. E questo vetro opaco comunque molto sporco di polvere. E vedete, praticamente sulla veranda ci sono queste due sedie. Mi chiedono una da una parte e una dall'altra. Ok, io da fuori la casa. Appena vedo le sedie, corro su per le scale e mi ci siedo. Aspetta un attimo, cosa fa Turion? Dico, da fuori dalla casa posso vedere se sento qualche aura in generale, se sia buona o cattiva, se emana qualcosa. Fammi un tiro di percezione. Yes. Yes, papà. No. Oh no. Allora, un attimo, vedere che pagina è. No, vedi che mi devo scaricare la soundboard e mettere già il verso di Knuckles. No. Oddio. È un successo nel... come si chiama nelle cazzazioni del libro? Ci sta tantissimo. Oh, ottimo, ho sbagliato pagina, era bestiario 308. Ho sbagliato anche. Bestiario. La mia percezione è una prova o...? Sì, è una prova. Ah, ok, quindi diventa... ok, fallimento. Okay. No, no, non è detto, aspetta, vediamo un attimo. Nell'uno. Devo fare anche io i tiri, un attimo. Guardo male il terreno. No, ok, non ne vale nemmeno la pena. No, non percepisci nulla. Ho paura se tu mi dici non ne vale nemmeno la pena. Però se noti, c'è un piccolo sasso che ha un'aura buona. E non sei te. No, comunque non ti dà una... non riesci a individuarla, però riesci a capire che c'è qualcosa che non va. Riesci a sentire comunque qualcosa di malvagio, però non hai abbastanza precisione. Lui comunque veramente, mentre lui sente le varie aure, io corro su per le scale e mi vado a sedere sulle sedie. Posso essere in tempo di fermati, Cristo. No, perché ormai sono sulla sedia. Tiro di atletica contro tiro, ti intimidire. Uso la catena per prendermelo, trascino dietro. Oh sì, che bello. Inizio a volare e faccio una manovra evasiva. Dove? Sì, sì, certo. Quella cosa non la schiva nessuno, non la puoi schivare la catena. Potrei essere il primo elfo a averla schivata. No. Ok, allora... Cioè, che bondage con Ada, ma dai, su. Allora, sì, ok. Viene con me, no. No. Allora, ora che ti sei seduto sulla sedia, ti senti bello comodo, ti senti un po' bene nel pieno dei tuoi 400 anni da elfo. Prendi 700 danni. Cosa? La sedia è un mini. Oh, cazzo. Senti dei denti sul culo che pian piano si chiudono. Aspetta. La sedia è un mimic. Sì. Potrebbe esserlo. La sedia è un mimic. No, ci ridiamo tutti su. Anche la sedia ci ride su. No, non ho capito chi è. Ok, Master, dai. Ma quanto è comoda la sedia? Tirami un D4. No, tirami percezione. Subito. Deve guardare quanto il subbuco del culo sta per essere mangiato o meno. Ok, allora. Guardando un pochino in giro, ti stai godendo un po' il panorama, ti chiedi come cavolo faccia a essere questo posto dentro un bruco gigante, dentro una casa, quindi mentre l'immagine è questa, una casa che è grande 3 metri, quindi voi ogni volta che andate sta diventando sempre più piccoli stile Ant-Man, praticamente. Ah, yes. Mi viene in mente l'episodio quello di Rick e Morty. Sounds like slavery, but with more steps. Esatto. Devo recuperarmelo quello.
Comunque, vedi questa vecchia. Questa vecchia scopa fatta di menti di Madonna. Il problema è di sapere le cose in dialetto. Comunque Di c'è questa. magia. No, è. Prendete questa vecchia scopa fatta di vecchi rami con il manico, con un Ah, unico pezzo di la legno. scopa quella in Ah, legno. Il esatto. rover, la scopa è il rover. La In scopa di italiano Rincio. è ramazza. Il nome italiano è ramazza di quella cosa? Per me è, Sì. scop per me è scopone di Rincio. Quindi. Scopone. Allora, non solo da me. Scopone dei minchi. Ok, comunque vedi questo scopettone e ti. Nella tua testa senti comunque la voce di Barry che dice: prendilo, 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 prendilo. È importante, importante, importante. Prendilo, prendilo, prendilo. Ho capito la parte razzo. Aspetta un attimo. I wanna be the Ok, mi very alzo e lo prendo. Ho che fatto un suona dialogo con me malissimo. stesso, la sedia era troppo comoda, Ah, ok. però ha vinto Baba Yaga. Era tipo un tiro su forza di volontà se volessi alzare Sì, un legno. esatto, bravo. E Ok. willpower, cambiamo scheda per un attimo. Perfetto. Allora, quando afferri questo scopettone, vedi che praticamente in cima il pomo della scopa presenta un piccolo teschio con lunghi capelli bianchi. E ti sembra di averlo visto in qualche disegno, in qualche storia, probabilmente in uno dei libri che si sono portati dietro ad Eturion. E non nel calendario dedicato alla regina Elvanna, perché quello non sappiamo ancora No, cosa. quello lì No, esiste in un parliamo solo del. sito. A chi Esatto. interessa questo elemento? Parliamo dell'altro libro, quello sulle storie, riguardo Baba Yaga. Quindi probabilmente, effettivamente, è abbastanza importante. Io, Ok. tipo, co con sta scopa in mano mi avvicino verso l'angolo del balcone e sono tipo. Ma guardo gli altri che sono in T-pose in questo momento, poveri stronzi, e tipo, questo potrebbe essere importante. Cos'è quel teschio lì? E poi tipo faccio tipo per lanciargliela, però mi fermo un attimo prima. Mi fa, Ok, forse è meglio di no. la mia risposta qui sarebbe Ivan, do your magic. Ok. Quindi Ivan, tu Quanto rem. int? Yes. E adesso indovina? Aspettiamo. Aspettiamo. Ormai. Perfetto, Magia. mi va benissimo. Tanto averlo solo di ricordare. Vorrei Allora. far notare che ho fatto prima un 1, poi ho fatto un 2 e adesso ho fatto un 3. Ok, questa Wow. cosa sta iniziando a farci sudare. Probabilmente ci vorranno altri 20 tiri per. Ok, allora, dopo aver raccolto il mortaio e pestello di Baba Yaga, adesso prendiamo anche la sua scopa. Allora, riconosci come effettivamente la scopa di Baba Yaga, quella che utilizzava lei praticamente per volare dentro il pentolone, che usava come timone nel pentolone. E sai che praticamente contiene una serie di incantesimi, sai che Baba Yaga la usava per aprire porte bloccate, qualsiasi tipo di serratura la usava. Scacciando un morto inferiore, ci si avvicinava, sciò, 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 e partiva l'incantesimo. Scacciava i topi, cioè riesce a rompere qualsiasi forma di lucchetto, a patto che siano di livelli inferiori al 20°, però è abbastanza palese che tanto. E molti sono così. E in più può combattere da sola. Sì. Zet. Give me the Guarda power. la mano di Ivan. E rimarrà così, te lo assicuro. Gliela Anzi, aspetta, tranci. aspetta, 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 aspetta. Rimarrà così. Con tre dita. Arriverà a due dita, poi a una, poi basta. No, Ivan ha tre dita. Ivan ha Però tre solo quello dita. dico gliela trinci una a una. Ok, comunque è questo qua. Tutto qua. Sappiate che Ivan vi vuole bene, ma se gli tenete lontano Baba Yaga, gli tenete lontano gli oggetti di Baba Yaga. Sì, ti avvito io come una lampadina più tardi, se ci provi a toccarmi. Ti avvitiamo Beh. tutti con una lampadina in questo momento. Diventi un luma LED, però Siamo dico come fonte energetica non si sa da dove. Tutti lavorando per Baba Yaga in questo momento, quindi. Autostrade per l'Italia, stiamo lavorando per voi. Ok, quindi cosa volete fare adesso? Volete entrare? Yes.
Ottimo. Beh, la sedia era comoda, entriamo in casa. Senti, la domanda... casa sarà comodissima. Devo ritirare stealth o fai vedere quello di prima? Mm? Devo ritirarlo stealth. Per far cosa? Prima di entrare. Se lo vuoi tirare, tiralo. Io posso riprovare su captare aure. Sì. Ok. Attendiamo. Percezione tanto sempre la... Ah, la mia gola. Non uno, per favore, non uno. Ok. 31. Meglio di... Ho fatto 3, la cosa divertente è questo. Vedi, stiamo tutti andando a scalare. Ma meglio così, io basta che non faccio uno, tiro comunque. Ok, allora, nel momento in cui entrate, non vi metto perché tanto... Ormai le stiamo risolvendo tutte molto narrative le situazioni. Non vi metto le fedine perché tanto non cambierebbe nulla. Durerebbe pochissimo, sarebbe più il tempo di spostarvi e ricaricare le pagine. Allora, dicevo, quando nel momento in cui entrate vi sembra essere praticamente in una casa delle bambole, ok? Vedete questo lavoro di intarsi molto, molto fine, molto preciso. Questi dipinti fatti su questi giocattoli di legno che vanno sia da piccoli statuette di animali a roba alta in scala 1 a 1. Vedete varie creature, ok? Cioè vedete questi manichini che sono praticamente varie creature. Sono un principe, un soldato, una principessa. Sono dei re che hanno una corona fatta di carta d'alluminio. Ah, che bello. Sì, cioè è proprio molto, sembra molto fatta, sembra la casa di un bambino. Vedete anche questi, è alluminio magico, questi tavoli, scaffali, tutti, casa tua. Tutti molto a misura di bambino. C'è anche un piccolo coltello che serve per scolpire. C'è questa piccola figurina di legno che non è ancora stata finita. Guarda, sarebbe effettivamente casa mia se il legno, al posto del legno ci fosse la carne. Oh shit, hell no. No, Ivan in un igloo è praticamente il paradosso dell'uomo di marzapane. Oh no. Oh sì. È lui fatto di mattoni o è la casa fatta di carne? Ivan urla perché non lo sa. Questo tira stone to flesh. Comunque, tutto qua. Perfetto. E questa figurina di legno effettivamente sembra, è molto grezza e guardandola vi ricordo effettivamente Ivan. Oh no, guarda... è il gemellino scemo in legno. Il gemellino scemo, alto la metà di lui. Comunque. Sai, ti dico, Ivan se lo prende. Tanto non è finito. Tanto lo finisci qui. Tiro di artigianato. Comunque. Sì, ma tu sei un fabbro, non sei un... un intagliatore. Esatto, non sei un artigiano. Comunque, dicevo. Turion, ogni tanto, per un attimo gli è sembrato di vedere, di percepire qualcosa. Quando si girava in quella direzione, per un attimo gli è sembrato come se alcuni di questi giocattoli prima stessero guardando da una parte, ora stanno guardando dall'altra. Ah, yes. Ho tirato giù... ok, sì, ho tirato per cercare reale, quindi... informo tutto il gruppo che qualcosa qui dentro non sta andando come dovrebbe andare, indicando anche le bambole, quelle più vicine che vedo. Ok, Ada comincia a guardarle pure. Invece chi si gira con la faccia da Nicolas Cage? Aspetta. Comunque propongo il nome per il bambolotto di Ivan. Rifà la faccia da Nicolas Cage. È troppo bella Dancia per non essere presa in camera, mi dispiace. Dancia 6. Lo so, un futuro come attore. Ok. Comunque, dicevi? Dico, c'ho il nome per il bambolotto di Ivan. Qual è? Navi. Il contrario di Ivan. Oh no. E comunque io avevo Ivan... pensato alla bambolina, no, alla fattina di Link.
Comunque, Zed, se non lo facciamo, che è completamente inutile per meccaniche, e lo mettiamo solo per Roll che ci fa compagnia, lo posso animare in maniera permanente? Non fa niente, sta solo sulla spalla di Ivan. No, è più pesante di Ivan. Oh cazzo. Ivan è 3 ghiaccioli, il suo pupazzo è di 5. E comunque alto la metà. Ed è legno pieno, quindi insomma. Tipo legno di castagno, che lo prendi a fondi pure te. Mohogan. Citazioni al Team Forstar. Questo tavolo è il Mohogan. Mamma mia. Ok, comunque, semplicemente vi state a guardare un pochino le varie statue, ma se volete provare a farmi un tiro di percezione di nuovo. Ma sì, dopo che Turion ci ha detto delle bambole che si muovono. Non vedo più la mia percezione. Oddio, ok, è partita bene. Ok. Allora, sì, effettivamente anche voi cominciate a vedere, o con la coda dell'occhio, oppure li beccate poco dopo e vedete anche voi che ogni tanto qualche manichino guarda nella vostra direzione. Lo beccate che prima c'aveva la testa da una parte e poi ce l'aveva verso di voi. Turion invece percepisce effettivamente che qui intorno c'è un'aura malvagia. Lo percepisce proprio, ma proprio bene lo percepisce. Allora, Kiel non è tanto superstizioso. Però diciamo che 2 bombe in mano ce le ha. Una toccatina. Ok, se non Ivan è razzista, ma... una alla volta, ok. Ivan, cosa? Se Ivan e David si guardano in giro, quanto gli scoppia la vista di vedere i colori delle varie scuole di magia? No, in realtà non gli scoppiano gli occhi delle varie scuole. Non ne ha più. No, semplicemente non c'è una scuola. Aia. Non hai capito che cosa c'è. C'è un'aura malvagia e non c'è una scuola di magia. Ci sono poche cose che possono fare una cosa simile. E non sono di questo piano. Esatto. E sono roba che un paladino dovrebbe smaitare. I tiefling. Dio, così. No. Pure. No. No. Tiefling, sei razzista. Non tutti i tiefling sono malvagi. Ma nemmeno gli imp. Però tutti i malvagi sono tiefling. Tutti i malvagi sono tiefling. È acculturata questa. Senso comune di una frase. Tutti i personaggi che sono cattivi sono tiefling dentro. Sì, non è umano, non è elf. No, è tiefling sotto dentro proprio. Quando si dice uno non sei umano, appunto. Non sa, ma è tiefling. Ok, dai. Allora, dai. Come dicevo, senti questa forte presenza malvagia. Non c'è nessuna scuola di magia intorno, però. Io la prima cosa che faccio... Do fuoco alla casa. ottima idea. Camminiamo lentamente all'indietro con i tacchi e poi diamo lì. Fuoco alla casa. Stavo facendo un'altra cosa più intelligente. Stavo facendo scintilla verso le bambole. Vuoi fare scintilla alle bambole? Ok. Sì, dopo che tanto prendono fuoco. Devono bruciare per quanto sì, mi riguarda. Sì, prendono fuoco, sì. Okay. Ora tirami iniziativa. Sì. Lo sapevo. Mi dai fuoco ai manichini, che ti devo dire? Davvero? Sto scherzando, ma tanto... Sì, esattamente quello. Cosa? Allora, cosa c'è scritta questa? Le creature non attaccano se non attaccate prima. Vabbè! Vabbè, benissimo, io non mi lamento. Quindi sono creature non morte, che cazzo è? Pure. Non ho detto che sono creature non morte. Ma io ho pensato questo, ho detto, allora, la cosa che potrebbe smettere un paladino, che cazzo sono i non morti allora? Sì. O sono non morti, o hanno le corna, o hanno i tentacoli, scegli tu. Credo che il andare dal famiglio Cthulhu in questo momento... Intanto Ada 24... Ah, devo tirare l'iniziativa, ok. La mia pagina non c'è, yeah. Sì, lo so, vi scrivo a mano. Vabbè, sì, non ti preoccupare, tanto tiro poco. Chi è D-Book? Spoiler. Questo turno non se ne andrà mai.
E comunque se te prima non, ti non lancio nemmeno su destrezza. No, si sì, va prima Ada. No, non si tira, si vede quello pieno. Ah, vabbè, lo so, però dico, ho 14 in destrezza, chiunque può superarmi. Io, sì, ho 23. Avevo letto 13, stavo per dire una grossa minchiata. Ah, yes, the 13. The 13. Il famoso 13. Il famoso sì, 13. Sì. Esatto. Ok, manca la sua iniziativa. 50. Oh, oh cazzo. Ah, ok. Ok. Allora, cosa mi fate? Allora, inizia Ivan. Vedete questi manichini che stanno prendendo fuoco e che iniziano a muoversi verso di voi? Ok. Pronto, c'è proprio Ivan che si scrocchia le sei dita che ha. Mm-hmm. Ma prima di magia velocizzata, quindi dal primo livello va al quinto slot, mm-hmm, per darti un più 5 contro le spell resistance. Mm-hmm. 7 più 11 più 12, no, più 11, dai, vediamo se c'è qualche cosa da avere. Ok, dai, sì, ce l'ho, è un pezzetto di metallo, penso che ce l'abbiamo, no? Sì, sì. Oh, voglio. Tutto abbiamo. Old monster di massa. Ok, ha una spell resistance? Sì. Ok, vai. No, dico, vai, vai, di quello che fai, tanto non succede. Cazzo, è vero, è vero, sono costrutti. Cazzo, è vero. L'hai usato? Sì, sì, no, no, sì. Però hai detto di massa, ok, un attimo. No, se sono costrutti comunque non funziona. Non ci sono solo costrutti, quindi tira. Ah, well. Inizio a smontarli uno a uno per davvero io. 18 più 11. Ti ricordo che sono bravo a distruggere le cose, non rubarmi il lavoro. Ok. Certo, però, i costrutti però sono nel mio ambito, io te li tocco e scoppiano. E Will ha, ti dico io, quanto? Spell di Will a 31. Ok, Will, trovato. Non passa, ok. Ok, quindi non può, da questo momento in poi... giusto, perché questo qua è fatto con i piedi e devi andarti a cercare Old Person che sta su un'altra pagina. Netis è meglio. No, io sto su Netis. No, è Netis. Però Old Monster, descrizione, vai a vedere Old Person. Ma... Ah, sì, così anche su Roll20 però. Compendio di Roll20 anche su D20 PFSRD. E sì, dunque così. Ok. Perché alla fine cambia soltanto il tipo di bersaglio. Non, non può parlare e non si può e non può fare nessuna azione di movimento. Per quanto? Per 18 turni, ma ogni turno può provare a liberarsi. Oh, spendendo okay, l'azione. Okay. Tirando di Will. Ok. Io però non posso fare nient'altro perché devo concentrarmi sull'incantesimo. Ok, quindi tocca a tocca Ada. Sbagliato l'ora. Ti dico subito, vediamo. Non questo. C'era qualcosa che potevo usare di Animal Servant, non posso. Ok. Non era questo, aspetto, ti dico subito. Touch, poison touch. Ok, no. Vai, tocca a te. Oh well. Addio a tutti i costrutti. Accende i pugni. Mancano 3 di 6. Ma giusto, perché sono di legno. Già. Mm-hmm. Che già col fuoco dovrebbero essere tutti morti, però vabbè. Ancora no, ancora no. Ok, allora, sono 46 più 4 più 47 più 45 più 7 sono 52. Più 41 più 6 sono 47. Che bello questa cosa. Più 41 più 2 43.
più 43 e 6, 49 più 36. Ok, sono 3 piombano a terra. Ok, 3 6, inceneriti. 3 inceneriti, sì. Ok, Turion. Perfetto, chi mi rimane in vita? Tre manichini. Ok, capisco dal loro aspetto o conformazione se sono non morti o solamente costrutti in generale, basta. Non sono loro a emanarti quell'aura. Ok. Allora vado direttamente per bersaglio singolo, oppure ira del creatore, del costruttore, del creatore, colpisco solamente uno, perché solamente uno posso colpire. Ok, papù. Uff. Devo tirare un colpo? Devo cliccare... No. Ok. No, tanto ce l'hai attivo per 10 minuti, figura. Allora. Diventa Super Mario col martello. Ok, allora lui ha detto ok, vediamo se passa. Sempre a 31 di Will. Sì, non passa. Ok. Kiel, che cosa fai? Hai di fronte a te questi due manichini che stanno andando a fuoco, mentre gli altri li vedi che stanno cadendo cenere. Quanto sono vicini? Allora, se consideri che voi siete qua... No, ma dico i manichini tra di loro. Sono tutti vicini. Ok, gli tiro una bomba. Ok, preparatevi tutti col tiro sui riflessi, eh. No. Sì. Ok. 39 sì, diretto su un manichino. Colpisce. Ok. C'è il controlling splash almeno. No, assolutamente non no. Ok. Il manichino vicino deve fare tiro in riflessi per vedere se prende metà dei danni. Un po' tutti in realtà dovremmo farlo adesso. Adesso lo facciamo un po' tutti. Ah, lo splash sì. Era metà dei danni? Sì, che c'è? Sto registrando. Ti hai sentito anche che hai parlato? Sì. Ok. Ma sai che è vero? Ho sbagliato anche... Ho sbagliato con altra roba. Dipende. Ma siamo abbastanza da essere beccati dal... 22 danni nel minimo, nel massimo. Beccate dallo splash, sì. Okay. Perché riflessi ti dimezza il danno minimo dello splash. Se non sbaglio, adesso vado a vedere. Non mi pare che lo splash lo puoi evitare, eh. Adesso ti dico. Mi chiede quella allora, macchina lo senti. Allora, quelli che do scouting the splash damage can attempt a reflex save for half damage. Allora, Ada può fare quei pugni sharding, quindi stava distante. Voi non... Io stavo, stavo davanti a distanza 10 piedi da uno. Ok, allora no, in teoria nessuno di noi dovrebbe tirare, ok. Culo. Okay, perfetto. Ci mancava solamente un certo... Vedi, tutto calcolato. Tutto calcolato. Ok. Tranquilli, fidatevi del vostro alchimista. Sì, quant'era la CD di riflessi? 25, sì, 25. Ok, allora non la passa, quindi prende lo splash accanto. A Turion 22. Splash 22. Ok. Okay. A Turion viene un flash forward di suo nipote che viene colpito da continuamente da bombe di un alchimista straniero. Ricordi del Vietnam? Senti, non è che ho colpito te, mi è caduta letteralmente la boccetta dalla mano e mi è caduta sui piedi a me. Io una sorpresa di idea. Hai preso un nemico che era davanti a me, hai preso un nemico che era dietro di me. E poi mi è caduta la boccetta che io non ho potuto neanche fare i riflessi perché mi è caduta di mano. Almeno riflessi l'hai fatti. Sì, certo. Mi sono trasformato più volte per colpa tua che dei nemici. Questo qui la Paiso quando dice Wonder's Rage funziona quando subisci danni, non danni dagli alleati. Meno male l'hanno specificato. Ok. Quindi chi lo fa?
tocca ai manichini che un po' in fiamme, un po' distrutti, si buttano su Kill che gli ha fatto la bomba. Oh, sì. Si sono tipo, ma buttati in che senso? Tipo, attacco di opportunità che se ne accorgo posso tirare o passettino e se ne sono andati, tipo. No, sono lì, quindi passettino e fanno l'attacco. Nel frattempo c'è l'essere ancora bloccato che prima si sta sfregando le mani pronto all'agguato e dopo un turno è rimasto in... Perché Circa. è un Quant'è po' la tua CA? quadrato. AC36. Ok, sì, colpiscono. Wow, quanto mi fanno? Tutti e due un attimo. E 100 danni. Che entrano praticamente anche in lotta, in sostanza. Ok, allora sono, quindi più 12. Allora, 8, 12, 13. 13 e 12 sono 25. 25 danni più 6 in lotta. 92, 25, 67. Ok, Ivan. Wow. Io teoricamente non so se old person devo continuare a concentrazione. Sì, richiede una prova di concentrazione in questo momento. Ok. Che è Che un era... D20 più spellcast. Ti dico io se passi o meno. Era stesso... Ok, non niente. Roll D20 più 18. No, non ho No? detto castle level. Sì, hai detto No, castellare. no, Io sono solo spellcast. per dire. Ah, ok. Quindi livello della magia. No, il tuo modificatore più la magia. Il tuo modificatore di int più il livello della magia. Niente, c'ho questo. Ok. Ok, va bene. Sì, riesci a concentrarti, riesci a mantenere. Se quindi hai preso una zona standard che però non può essere un incantesimo o un attacco. Oddio, come azione rapida ce l'ho un incantesimo? Questa è un'azione di movimento. Non puoi fare altri incantesimi o attacchi perché richiedono concentrazione. Ok. Tu adesso stai mantenendo l'incantesimo. Ok, ti dico subito una cosa, vediamo se Ivan può usare un ex, se David può usare un ex. In teoria il patrono non può lanciare ex, può solo lanciare incantesimo. Ah, ok, allora ho capito male io. Niente, allora nulla. Vabbè, se, può essere che mi sbaglio, cioè io la Witch l'ho giocata una volta sola, anzi nemmeno l'ho giocata. L'ho buildata per un'altra persona. Non ti saprei dire preciso adesso. Ma è anche perché mi sto preparando per dopo io. Comunque, nel caso, se tanto poi toccata che No, frantuma non li è. può fare. Ok, Niente, ripetavo bene. casa mia. Ok. Allora, quindi il tuo turno è finito. Toccata. Classico. Ada Aspettiamo. fa le sue cose, uccide il mondo. Esatto. Ada, Ne questo è. salva un altro. Ops. Colpito due volte e sbagliato. Beh, peccato, il primo fa critico comunque. Vabbè, con due pugni, quindi vedete Ada che sta aspettando ancora altri 5 pugni da dare, che c'è un altro critico tra l'altro. Vabbè. Allora, ditemi voi, volete dire Ada dove è il mostro? Perché Ivan lo riesce a Io non... capire dove è il mostro, sì, perché se riesce a fare old monster, riesce a capire cosa stai bloccando, sai dov'è. Quindi No, c'è di Ada... massa no. Di massa non ho bisogno, basta che ne so uno e gli altri siano almeno di 30 piedi di distanza. Ok, ma in teoria dovresti riuscire comunque a percepire quell'unico che hai bloccato. Ok, in che zona è? Nella zona dei pupazzi. Ok, tipo, sto continuando a tenere le mani ferme. Giro anche io, tipo David, la testa di 170 gradi. E guardo Ada, di là! E Ada si gira e scarrella i pugni verso quella parte. Però adesso devo un attimo lanciare una moneta. Allora, secondo voi,
quei 5 punti. C'è David che lo guarda tutto commosso. Sono fiero di te. Allora, secondo voi questi 5 riusciranno a colpire? Diciamo che testa colpisce, croce non colpisce. Croce dispari? No, non sto lanciando io, c'ho la moneta. Croce. Testa. Croce. Testa. 3. Yeah. Ok, 3 di questi, quindi... No, non li puoi scegliere. 3. Sì! Non è in ordine? È appunto in ordine, sto andando. Quindi, primo... Oh, peccato, si perde il critico! Che sfiga! Oh no! Allora, questi due sono fatti fuori. Allora, sono quindi... 42. Questo è che c'ha immunità o resistenza a fuoco? No. Ok, qualcuno mi può tirare 2 di 6 intanto? Chi tira? Ok. Te ne manca uno. Ah, ok. 7. Ok. Ok, allora lo aggiungo già adesso. Sì, non ci penso più. Ok, più 7 più poi quello, allora quello, poi 32 più 35. Ok, perfetto. Se qualcuno non lo rende, non lo rende corporeo, questo avrà sempre il 50% di possibilità di essere non colpito. Ok, tocca a Turion. Dai. Riesce a sentire solo quell'aura malvagia e riesce a sentire che arriva da dove Ada ha tirato i colpi. Il discorso è che l'unica cosa che mi potrebbe dare il colpo sicuro potrebbe essere 50-50, dato che potrei sia curarlo o togliergli vita, se è quello che penso io. Beh, dipende, è un'aura malvagia. Sì, ma non per forza potrebbe essere un non morto, quindi... È un'aura malvagia, non riesce a vedere cosa c'è, non riesce a... Vedi che sta possedendo un pupazzo. Allora, ok, sì. Chiunque sia, sicuramente non gli fa bene l'energia positiva. Quindi vado di scarica di energia positiva e tiro una scarellata di dadi ora. Ok, quant'è la CD? Ve la do... Non l'hai mai. Cioè, devi fare il calcolo della CD adesso. Guarda, so che. Oddio, l'occhio. 10 più il tuo cast. 10 sì, più il tuo livello, più il tuo. 10 cast level, stavi dicendo. 10 più caster level, più spell cast. Quant'è? Lo spell cast non esiste. Ha fatto 20, 20 in atto comunque. Allora, niente, ok. No, comunque, quello spell cast non esiste. Tu lo sì, il tuo modificatore di spell cast. Saggezza. E qua ci stanno tre spellcaster, quindi non posso ricordarmi ogni volta. Vabbè, credo che sia inutile tirare in questo momento, allora. Sì, esattamente. Ok, chi tocca a lui? Avevamo detto 31, giusto? 31. Ok, riesce a liberarsi. Ivan lo perde. Ok. Quindi il turno suo, finalmente. Tutto incacchiato perché è stato 10 minuti fermo. Ok. Allora. Ah no. Cazzo. È carisma based. Oh no. Oh sì. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no, ma si sta possessando di Ada. Oh no. Sì. Già. Zet, non vorrei rovinarti la festa. C'è un modo, per toglierlo di mezzo. Esatto, vorrei usare quello. Io pure, ce l'avrei di dispel delle maledizioni. Non è una maledizione, cosa no. Dovete fare? Dovete fare veramente un esorcismo.
Ho un, dispel magic, semplicemente. Ah, un dispel magic, ok. Sì. Però adesso è il turno per me, che... Mi dispiace, ma subite, ma Turion subisce una carica di pugni di fuoco da Ada. Oh no. No. Dimmi che, non colpisce nessuno. Okay. Non colpisce nessuno. Oi. Le parole del presidente americano dopo aver sganciato Fat Man e Little Boy in Giappone. La nostra più grande arma si è rivoltata contro di noi. Circa. In questo momento è esattamente così che sta andando. Fortunatamente il fatto che, ok, Ada è forte nei danni, sono forte nel subirli. Masochista. Che bella coppia. No, no, il fatto è che non mi ha colpito manco con uno. Sì, vabbè, è fortuna. Vorrei ricordare che Ada, se indossa lo scudo, c'ha molta più classe armatura, quindi sto sudando tantissimo. Vabbè, non sono dex based. Tocca a Kiel. Oh, sì. Quanti manichini sono rimasti? Zero. C'è soltanto Ada posseduta in questo momento. Vedi che Ada si muove, ha dato i colpi stile burattino. Non posso dire, vedi gli occhi di Ada diventare neri perché sono già neri. Già lo sono ormai. È difficile notare chi sia posseduto o meno, però ve ne accorgete. Perché, mettiamolo così, le fiamme hanno cambiato colore. Anziché rosse come al solito, sono diventate un blu ectoplasmatico. Che cazzo è? Un blu fantasmagorico. Io creo una materassa, una pozione. E che dovrei riuscirci nel turno. Adesso non so se ho un'azione di movimento almeno. Ti fa un dopo spornia, visto che ho tipo alchimia veloce, alchimia migliorata, non mi ricordo come si chiama. Vabbè. Esatto. E se posso fare un'azione di movimento, cerco di fargliela bere. Sì, però devi fare una prova di lotta contro Ada. No, quella no. Pozione è proprio spornia, praticamente. In questo momento è una prova di lotta, praticamente su grapple. Ok, vai, devi farmi il CMB. Però. Sì. Oh no. Solo CMB? Sì. Ok. Direi che... E, la pozione che gli ho fatto bere è Remove Curses. Ah. Non succede nulla. Un cazzo. L'avevo detto io. L'avevo detto prima io, non è una maledizione quella. Vabbè, non è tutto in game. Faccio sprecare una magia a Ivan dopo, se... Vabbè, sapete che non è una maledizione. Ora lo sappiamo. Vabbè, Ivan mi legge il pensiero, lo sa. Ok, e i manichini sono andati, quindi Ivan. Ok. Se il demone ha iniziato a impossessare Ada, Io impossessare perché demone. Ivan non può possessare entrambi e togliere di mezzo il problema? Oh no. Oh no. Ok. Un spell resistance, yes. Prende la spell resistance di Ada. O del demone. No, prende quella di Ada. Ok, roll di 20 più 8 più 11. Oh no. Cioè, si sta ribaltando la situazione. Ok, come al solito Will a 31. Will e Ada ce l'ha bella alta. Infatti passa, di brutto anche. Ok, no, stava facendo Dominate Monster su Ada. Lo so. Perché persona con lei non funziona. Esatto. Ok, basta. Ha provato a fare quello. E niente. Dai, in sti ultimi 20 minuti dobbiamo riuscire a fare qualcosa. Già. Ecco il vero boss della campagna. Il tempo. No, Ada. Ah, oh. Oh no, I don't like this. Perché purtroppo tocca, quindi incantesimo fallito. Ok, Ada l'unica cosa che può fare è provare a fare un altro tiro per vedere se si leva di mezzo. Però il problema è che richiede sul carisma. Sennò... No.
Devo sperare su quella possibilità su 5. Che non c'è. No, oh no. Era l'altra in cui speravo, non questa. Quindi Ada ancora perde il turno. Turion. Beh, c'è qualcosa che comunque puoi fare. E non è picchiarla a morte, perché lo stavo dicendo. No, come sveglia picchia a morte te. Resurrect monster di Yu-Gi-Oh! Sì, mostro resuscitato. Da banlist da chissà quanti anni. Tu che cosa fai? Sto cercando qualcosa del in tutto. Ah, io proverei a usare intimidire. Vieni fuori dalla mia ragazza, stronzo, se hai il coraggio. Che detto così, tipo mano in gola, gli stappo l'anima. Vieni fuori dalla mia ragazza e combattiamo, pezzo di merda. Vedi che quando esce lascia un po' di ectoplasma. Questo non lo dovevi fare. Oh no. E 9 mesi dopo nacque un fantasma. Turio, non è come sembra, ti posso spiegare. Quindi sto cercando un qualcosa. Sì, sto facendo anche io così sono più veloce un attimo. Cazzo, mi interessa un incantesimo livello 4 dare scuro visione a uno, ma che cazzo, cosa mi deve servire scuro visione ora? No, questo non fa un cazzo. E rendi il soggetto cieco. Quello ci manca. Dio no. No. Aspetta, è un effetto magico per caso? Sovrannaturale. Fuck. Perché ce l'ho di spell magic, però... Fallo. Ce l'ho, ok, va bene. Intanto non... Cioè, ce l'avrebbe anche Ivan, ma Ivan ha paura di avvicinarsi ad Ada. Questi cazzi, che faccio prendere pure a cazzo, ti basta che la libero, Cristo. Si sono in groppa. Chiamalo scemo. Appunto, aspetta, vediamo di che livello è questo qui, livello 3 da me? Sì, yes. Oppure puoi fare, non lo so, un santuario, giusto per dire, sai com'è. Aura, faccio campo sacro direttamente. E quello. Faccio il falò. Aspetta, scusami, campo sacro, io ti benedico, pezzo di merda. Come faccio di spell magic, vediamo... Okay. Ricordati che c'è la spell resistance di Ada, Quindi devi tirarmi per la spell resistance. Ok, cosa devo tirare per la spell resistance in generale? Devi farmi un D20. Uh-huh. Com'era Nor? Non mi ricordo adesso. Cosa? La spell resistance. La nostra è a 30. Sì, come si tirava contro? Mi pare 10 più caster level più bonus, se hai bonus. No, era di 20 più caster level, poi altri bonus. Mm-hmm. Ok, quindi è 18 più il caster level del coso, quindi 3. Devo mettere anche il mio coso di saggezza? Sì. No, il tuo caster level. È 18, il suo. Ok, quindi è di 20 più 18. Ah, e basta? Sì. No, okay. Cioè, non c'era anche il bonus di saggezza? Ma ditemelo voi, raga. Ho fatto 36 comunque. Ok, perfetto, passi. Okay. Io vado per controllare, però. Io per questo ho fatto col mio livello, così almeno se sbagliavo o meno. Vabbè. Ok. Allora, la sua protezione comunque... è stata penetrata in questo momento. Ok, comunque sì, passi. Ok. Ok, quindi cosa hai fatto di spell magic? Okay. No, è di 20 più caster level. Poi ti altri bonus miei perché ci ho preso i fit. Ah, ok. A posto. Comunque passa lo stesso. Ok, quindi di spell magic. Ok, e vedete fuoriuscire dal petto di Ada praticamente questa bruttissima creatura.
che sembra praticamente un marionettista venuto fuori dagli inferi. Ok. Vedete che quando. È venuto fuori da un posto con un sacco di fiamme. Sì, soprattutto dentro Ada. E lo vedete infatti che quando esce un pochino si è cagato in mano. Ha visto il richiamo di una certa forza naturale. Ok, quindi tu non ha fatto. Tocca al D-Book che di nuovo vedete che se ne vola in un'altra stanza. Kiel, che cosa fa? È vicino a me. Sì, È già sì. volato via. Sta Se volando via. l'unico Attacchi di vicino. opportunità. L'unico vicino è Turion. E quando si libera, in teoria, dovrebbe. Ce l'ha anche Ada. Però, siccome è un fantasma, è un incorporeo. Quindi c'ho attacco di opportunità io, insomma. E se c'hai Ghost Touch, ha senso. Se no, è un po' difficile che lo Posso colpisci. cancellare l'instant? Era una cosa mia del blessing. Vai. Tanto c'è Ghost Touch, posso metterlo quanto mi pare. C'è Ghost Touch e tiro una martellata a quello. Con Battle Strike, Ah, specificando. sono un fantasma, non puoi colpirmi. Ghost Touch. E ora tiro fuori il cane. Il secondo è il dritto, il secondo è gli stessi danni di Ada, impressione mia. Ottimo, ottimo. Allora, aspetta che li scrivo tutti. Vediamo se No, servono. solamente uno devi. 42, ok. Un attimo, c'è anche quello di Ada. Ah, ok, quindi anche Ada può colpire? No, semplicemente Ada utilizza in modo alternativo le sue fiamme. Ok. Le trasforma in due pugnali di fuoco e inizia a lanciarli tipo shuriken. Lo Ah, a posto. può fare? Sì, Sì. è un uso alternativo. Sì. Il controllo delle fiamme lo può fare qualsiasi cosa ormai. Conta sempre il primo, sempre il primo conta. Ah, ok. E ci mancava pure una carrellata di pugni. A distanza. Esatto. Poi ovviamente essendo un'arma light da lancio, Ada può aggiungere il suo bonus. Quindi tranquillamente fa male. Quindi pesto genovese oggi. Oh sì. Pesto sta porti fantasma sto giro però. Basta la demonesca. Demonesca. Cioè, se c'era una succuba era pasta alla puttanesca. Esatta. Non si dice. No, Vabbè, anche tu vabbè, è il ne nome passi. della pasta. Dai. No, non si dice succube. Esatto. Noi abbiamo come pesce lo Ok. scazzone, ancora nessuno si è lamentato. Vabbè, io da me c'è il cazzo del re, che probabilmente è anche lo stesso. Sicuramente, in italiano è scazzone, poi viene sempre dai dialetti. Vabbè, dai. Morto. No, non è morto, non è morto. Ok. Penso, vediamo, primo invio. No, ok, non è morto, non è morto. Ok. Tocca a Kiel. Lo inseguo. Granada! Poi altro. Lo seguo nella stanza dopo. Ok. Fammi tirare in carisma. Oh, cazzo. No, allora. Un tiro su, riflessi. No, questa è la scena. Quando apre la porta, Ada e Turan hanno i flashback del Vietnam. Oh no, no, cosa c'è là dietro? Ti ricordi quando eravate nella torre dell'orologio con il coso che mangiava i bambini? Eh? Te lo ricordi? Quella fornace di merda che No, mangiava i bambini? Ecco. di nuovo. No, ancora. Io posso fare un'azione iperveloce. Dimmi. Gli lancio dentro. Coso Ivan. Gli lancio dentro Ivan. Aspetta, Ma aspetta, tocca a chi? Allora, Kiel, lo perché mi insegui devi far sciogliere? e vedi questa No, immagine. non deve sciogliere, deve scoppiare quel coso. Perché? Esplode se va in contatto con cose gelide. No. No, non era quello lì che esplodeva. Ho fatto un tiro di ingegneria per farlo scoppiare con quel No, coso. smontammo i tubi. Per E poi evitare. no. Per far cucinare Perché mi tutti i devi petroli all'interno, è far un'altra cosa, sciogliere? Ah, ok, tutto quello capito? lì. Ma perché mi devi far sciogliere? Non ti sciogli, non è fuoco magico. Ok, A me fa male anche il fuoco normale. infatti, lui c'ha la debolezza al fuoco. Io sono di ghiaccio, che cazzo tiri di ghiaccio qui? Sei di ghiaccio magico. Sì, vabbè, ma lo subisce lo stesso. Non mi sciolgo naturalmente, con la temperatura naturale.
Comunque non ho capito, Z. Trovi di fronte a te una fornace animata che ti sta ruggendo in faccia. Ah, yes. gli lancio in bocca tutte e tre le bombe che posso lanciare. Mm-hmm. Sono effetti magici? Sono bombe che esplodono grazie alla magia che gli infondo dentro. Oh, okay. No, praticamente lo stai nutrendo. No, raga, fermi. Questo è uno dei capisaldi dell'alchimista e Pathfinder 1. Hanno gli stessi effetti della magia, ma non hanno le sfighe della magia. Sono alchemiche. La magia e l'alchimia sono due cose molto differenti ora. L'alchimia fa le cose della magia, ma se ne frega di tutte le resistenze magiche. E la magia, ma meglio. Esatto, però i danni, essendo fisici, hanno una resistenza. Ah, well, yes. Yeah. Ok, quindi... La scena è io che apro la porta, vedo sta fornace e faccio... Dai, tira. Grenade! Tira, dai, veloce. Colpisce. Madonna. Perfetto. Aspetta un attimo, fornace, così me la scrivo anche questa su Excel, no? Sono 140 danni totali. Quanti? 140. 140 precisi? 57 più 56 più 37. Bravo. Ok, allora non c'era bisogno di segnarla, aspetta un attimo. Io l'ho scoperto con i primi 100, mi sa. Ho shottato anche un mostro, regà. Finalmente. Esco dalla stanza ad Aeturion che mi tendono la mano, benvenuto nel club. Ok, e di nuovo dalla fornace vedete di nuovo riuscire questa creatura. Tocca a Ivan. Ok. Jet. Sì. Che povera quella fornace ha avuto un turno di esistenza. E ha fatto una vita così tanto, cioè quella persona lì è morta così tanto velocemente. Ho capito, che è ho la descrizione, Zet, è quella. Sì, ho capito, ma devo comunque tirare. Ah, sì. Ma in questo caso Zet è morto così velocemente da lasciare lo spettro o lo spirito? La fornace è letteralmente esplosa. Ok, perfetto. Vabbè, dice qualsiasi oggetto ho intrappolato dentro prende 2d6 danni da fuoco, però non ce ne frega un cazzo, quindi comunque è esploso. E proprio saltate in aria e fallisce il tiro di salvezza. Another one shot in this episode. Ok, adesso ho un orso con il fez incorporeo. Oh no. Non mantiene mica tutte le sue abilità. Mantiene soltanto la sua intelligenza e i suoi linguaggi conosciuti e basta. Ok, ho un orso con il fez. E teoricamente perde tutto l'allineamento, diventa neutrale puro sotto il mio controllo. Sì. Ok, perfetto. Vediamo dove arriva. Ok, sentite del rumore venire dalla stanza accanto. Oh no, andiamo a controllare. E quando... Aspetta, ve la rivelo. Ok. Quando aprite, vedete... Di fronte a voi... Allora, chi vuole farmi un tiro di conoscenze per sapere che cos'è? Che tipo, di conoscenza? Society? No, mi sa... Society? Che palle. Quella... No, local, mi sa... Non mi ricordo qual è quella per riconoscere le creature umanoidi. Quello è Pathfinder 2. Local. Sì, sono sì. Troppo abituato, scusate. Lo so, anch'io sto soffrendo tantissimo in questo momento. Non so se considerare Pathfinder 1 per le meme o Pathfinder 2 perché è troppo bello. Sono due le cose. Sì. Dai, chi vuole fare conoscenze locali mi tiri. Ok, Ivan sa più di Kiel, però va bene così. Ok, sa quello... molto. Ok, di fronte a voi c'è uno Jotun. Oh no, adesso io ho i flashback del Vietnam. Ok, serio? Sì, serissimo. Okay. C'è uno Jotun di fronte a voi.
Si vede Kiel che guarda il cielo. Un che? È praticamente un gigante che arriva da un altro mondo, in sostanza. Oh, okay. Oh, yes. Oh, oh yes, the good old salto planare, che cazzo. Ok, comunque si sente, non si sa perché, screams in Wally. anche scream in Imic si sente in realtà qua. Imic, abbiamo anche Gagni che possa essere la madre di Imic, e invece no, perché questo è un maschio. Lo volevo dire. Ok, comunque, vedete che quando lui apre la porta... Aspetta, se fosse la madre di Ymik vorrebbe dire che sarebbe la figlia di Turione Ada. Yes. No. No, aspetta, no. No, hai sbagliato. È la nuora. È la nuora. Ok, comunque. No. Allora. Si vede Ada, tu un giorno avrai mio figlio. In un certo senso direi beato quella persona, poi in un altro senso no. Poi ti ricordi che tipo di figlio hanno avuto e dici, ma magari no. Ok, comunque, vedete lui che vi chiede che sta succedendo qui, in tono abbastanza più interrogativo che altro. Anche in lingua. Comune, e poi ci riprova in gigante. E no, scusami, ve lo dice in russo. Oh no, lo conosco. Un po' tutti in realtà lo conosciamo. Ormai sì. Ormai. Io lo conosco senza magia. Wow. Beh, anche noi. Anche noi, ormai. Ma io? Ormai tutti parliamo, ormai tutti, la lingua locale è vodka. I don't speak vodka. I don't speak hard bass. Comunque vi chiede che cosa stiate facendo. Ada, che tirai via idee. No. Non lo fa sto giro, è inutile, cioè, siamo dentro un semipiano di Baba Yaga. O la conoscono o non sanno manco chi sia. Il 50% possibilità, da tanto. Is that vocal, yeah? Comunque, quindi, che fa Ivan? Davvero gli chiede, gli dice quella frase? No. La solita frase? No? No. Okay. Ok. Mi dice una che mi mette ancora più nei casini. Ok, aspetta. Tipo venti pose. Ragazzi, intanto preparate l'iniziativa. Mm-hmm. Cazzo. Vai. Ma era tu la fornace di prima? No. Tizio che sa sentire che era una bugia. No. Where is my lie detector? Oh, here's my lie detector, pat pat su Turion. No, ma non è una bugia. Avete distrutto quella fornace? Sì. Anche la creatura che la abita? Sì. Sì. Guarda l'orso polare. Ivan che nasconde l'orso polare, il meme. Cos'è lì? Un frullato. Cosa c'è lì dietro? Comunque, vi ringrazia e vi invita comunque a in maniera molto educata, vi invita comunque a uscire dalla casa della gran madre, da casa della nonna. In maniera molto educata, Ok. Il nome mi ricorda qualcosa? Gage, fammi un tiro di int. Lato positivo, i giganti hanno molto carisma, meno male. Vabbè, se il carisma di solito non funziona, di solito hanno due pugni. Sì, infatti, lo so, però dico, i giganti sono molto socievoli, stranamente. Oddio, hai effettivamente qualche ricordo di lui. Ma... Mosco. No. Come posso mettertelo? Più che ricordare il suo volto, ricordi più forse le sue mani. Le sue gambe? No. Ai tempi giovani faceva le spaccate tra due aeroplani. Capiscimi. Ok, io ho capito. Ok, perfetto. Papà? Ma? Is this a reference che non conosco? No. Dipende, hai visto Deadpool e sì. Quello lì proprio che ho fatto io col primo gigante. Sì, e Pathfinder 1, Pathfinder 2. Un pochino è un ritornello, prima o poi c'è sempre questa scena. Papà? Ma? Ti dico solo questo, hai presente la bambola in legno? Sì.
Quanto mi assomigliava? Un po'. È un po' troppo. Sì, io mi ricordo le sue mani. Cringe. No, ok, mettila qualcosa. Così, se Baba Yaga mi ha dato vita magicamente, qualcuno mi deve aver costruito. Ah, buongiorno. Come mi toccava lui, non mi toccava nessuno. Lo chiamavano Geppetto. Ok, però Ivan, dato che è uno tipo quegli animali che non si guarda un cacchio dei genitori dei figli, lo guarda. Ah, sì, ok. Mm. Ah, yes. Il suo è solo Baba Yaga, il suo mondo è Baba Yaga. Mm. Tipo l'etichetta dietro il culo con scritto Baba Yaga. È un po' come il pulcino che invece che vedere la madre vede un umano. Sì. Ok. Ora tocca. Vedete che vi indica comunque la porta dietro di lui piuttosto che quella davanti a voi, più che quella dietro di voi. Ok. E quando lo fa, vedete praticamente allora lo scopettone dietro Kiel che si muove. Alla... tipo esatto, vedete e che io non cazzo, c'è lo scopettone dietro che mi segue tutti a bocca aperta tipo e lo scopettone dietro di me vedete lo scopettone, oh mio Dio, sono diventato buio, vedete lo scopettone che bussa prende alla porta e si apre. Ok, lo scopettone mi supera, io che ci rimango anch'io tipo tutti gli altri e da ti senti tipo la parte iniziale di tri... lag. Allora appeso al muro, aspetta, devo vedere come si traduce questo. No, appeso al muro, come l'ho scritto male. Ah, okay. una sciarpa, ok, ho preso il muro, fratelli. Dicevo, appeso al muro vedete questa sciarpa che è appesa insieme ad altri capi, però questa sciarpa attira particolarmente Ivan, nel senso che lo attira tipo magnete. Sì, certo, quello è sì. Sì, sì, lo so, pure mi dono anche da là. Sai che è fatta a mano da Baba Yaga in persona questo? Il mio tesoro. Diciamo la maschera. Ok. Ma ci arriva alla sciarpa almeno. No, però Ada gliela passa tranquillamente. Ora se la mette. Con tutto che spreca lo slot dei worn items, se lo mette. Ok. Ah, c'è già. Ok. No, lo slot è spalle. No, no. Ok. Bene. Ok, vedete Ivan trasformarsi in Baba Yaga in questo momento. Oh, cazzo. Di nuovo. Sì, oh, ma adesso non è che sparisce, rimane così. Oh cazzo. Ma è Baba Yaga giovane o è Baba Yaga vecchia? È Baba Yaga vecchia. Ah, ok. A chi non piace questo? Ricalcolo. No, cioè Ivan che si sta guardando le mani. Sì, esatto, in questo momento Ivan è letteralmente Baba Yaga in questo momento. In tutti i sensi, eccetto che per le statistiche e le abilità, in questo momento Ivan è Baba Yaga. Anche per non la sua memoria? Eh? No, non hai la sua memoria, hai la tua, soltanto okay. La fisica. Letteralmente ti vedi leggermente più alto. Sì. Finalmente puoi guardare la testa di Turion anche tu. Diciamo che ciao, tutti rimaniamo un po' a bocca aperta. Il tipo, ok, è finita la storia. Quando passate al prossimo capitolo, lasciatemi da solo. Mom, pick me up, I'm scared. Comunque, vedete Ivan trasformarsi e... questo di nuovo un attimo. Oh, ok, sì. E poi dopo vedete di nuovo la scopa bussare verso il muro e praticamente sotto di voi scendete. Ma scendete lentamente, come se foste
affetti da feather falling, quindi Caduta leggera. sì, caduta morbida, quindi scendete proprio lentamente. C'è David che al posto di volare si è messo a pancia all'aria. Aspetta, io ti racconto pure lui. Dicevo, vedo che cadiamo lentamente. Penso che mi racconti perché è pronto, Ok, letteralmente. sì, infatti 40 no, dopo... minuti in anticipo, No, ma è sì, pronto. no, dopo questo chiudiamo perché io pure c'ho da Ah, fare. Sì. E c'è un'altra area intera, è lunga ancora, quindi evitiamo. si divide in due basta che Cosa fuggis, vai. fai? Aspetta. Allora, aspetta un attimo. Cosa fai, Ivan? Ma Ivan sta ancora guardando, mentre Cadi sta guardando. Ah, E c'è ok. David che è pancia all'aria al posto di volare per una volta. Zampe incrociate, pancia all'aria e con le ali che si tiene nella testa. Ma da fatto. Ada scende. Ada, quando si guarda, oh beh, e si siede. Si mette gambe incrociate, fanculo tutto. Turion scende. Io tipo scendo. Insieme. Turion scende Insieme e così. io vado Sì, comunque, a mangiare. Io scendo dai. come un'incudine lanciata. Esatto. Comunque, tutti scendiamo e vi si presenta di fronte a voi un'altra zona che vedremo domenica. Sì. Va bene. Buona cena. Buon pranzo, cena, mangiare. Oh, Sì. addio. Addio.